Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, benvenuti al Teatro Palladium dell'Università Roma 3 per questa seconda serata del progetto Sounds for Silence, dedicato quest'anno alle pioniere del cinema muto. Il partner del progetto sono con la Fondazione Palladium, che ospita anche fisicamente gli spettacoli, il Conservatorio di Santa Cecilia, che stasera ha qui il suo gruppo strumentale, che presenteremo tra poco, e poi il Centro Sperimentale di Cinematografia, in particolare la Cineteca Nazionale, rappresentata qui da Maria Assunta Pimpinelli e De Maria Colletti, che poi introdurranno brevemente i due film che saranno proiettati questa sera. Devo comunicare una piccola variazione rispetto a quanto indicato nel programma di sala, vale a dire la direzione non sarà di Maria Chiara Casà, bensì del maestro Tei, e come detto a suonare sarà il gruppo strumentale del Conservatorio di Santa Cecilia. I compositori sono, che hanno composto le musiche, sono per Umanità, Luca Annessi, Pietro Barale, Ania Fomina, Antonio Giardino, Giampaolo Maiello, Federico Natale, Michelangelo Palmacci, Michele Pellicani e Andrea Roccasalvo, mentre per Eppi Cirella abbiamo Marco Cascone, Matteo Ilardo e Marco Velluti. E alla presenza questa sera di questo folto ma diradato pubblico, questo simbolo un po' che si deve usare in questo periodo, abbiamo il piacere anche di avere il maestro direttore del Conservatorio di Santa Cecilia, Roberto Giuliani, che volevo invitare un attimo qui per dare anche il saluto da parte del Conservatorio. E poi inviteremo i nostri ospiti del Centro Sperimentale di Cinematografia, ma promettiamo di essere brevi, perché siamo purtroppo in ritardo, è un piccolo problema tecnico iniziale. Prego Roberto, se abbiamo un altro microfono, sanificato. Telegrafico, perché ho già parlato l'altra sera, perché siamo in ritardo, era solamente per testimoniare la gioia, la partecipazione del Conservatorio e ringraziare e i nostri musicisti e i nostri docenti che si sono impegnati moltissimo in questi ultimi giorni per portare a termine un'impresa abbastanza impegnativa come quella di realizzare in poco tempo i commenti musicali per la serata. Grazie e buon visione concerto. Il progetto è finanziato e sostenuto dal MIC, ex MUCAP e dal MIUR, sul bando, sulla linea, diciamo, bando cinema per le scuole, dunque destinato principalmente agli studenti, ma anche questa sera al pubblico esterno. E come detto, il partner, diciamo, principale per quanto riguarda la parte cinematografica è la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale, quindi invito subito Maria Coletti e Maria Assunta Pimpinelli e cedo loro la parola, non senza aver ringraziato ovviamente anche lo staff del Teatro Palladium, che ha contribuito all'organizzazione di questo complesso spettacolo, che viene mandato in diretta streaming sul canale YouTube della nostra fondazione. E siamo contenti appunto di aver realizzato anche quest'anno questa iniziativa, che ci dà tanta soddisfazione, perché si tratta veramente di un'esperienza estetica particolare per ammirare questi film d'epoca con la musica appositamente composta soprattutto dai nostri musicisti. Scegliamo il microfono, è già pronto, questo lo sacrifichiamo, vi lascio al nostro pubblico. Grazie. E questo abbiamo pulito, grazie e buon ascolto e buona visione a tutti. Buonasera, si sente? Ci sa che non è acceso, pronto? Vado? Buonasera, sì, è molto emozionante davvero pensare di poter rivedere questi due film accompagnati dal vivo con una musica composta appositamente per il film. Questo in particolare per Umanità, che è il film di cui vi parlo brevemente, perché come dire, come se fosse una seconda visione pubblica dopo più di 100 anni, quasi 100 anni di oblio. Questo perché quello che state per vedere è appunto il film che state per vedere, come dire, è il risultato di un salvataggio avvenuto negli anni, precisamente nel 2007, da una copia d'archivio arrivata fortunatamente in Cineteca Nazionale nel 1957 e rimasta quindi, diciamo, conservata nei nostri archivi
senza avere poi, diciamo, la consapevolezza di avere conservato in qualche modo un piccolo tesoro per quanto riguarda la storia del cinema italiano e mondiale, direi, perché Umanità è il primo e unico lungometraggio realizzato da Elvira Giallanella, una produttrice cinematografica dei primi appunto anni del cinema muto, che decide di fondare una sua casa di produzione, l'Aliana Film, e con questa mettere in produzione, realizzare una serie di film di impronta anche didattica, quindi rivolta anche all'infanzia, ai ragazzi e ai bambini. Ci sarebbe tantissimo da dire su di lei, spero che molti di voi poi avranno anche la possibilità di leggere i saggi che sono nel catalogo a cura del libro a cura di Veronica Provadelli. Ma qui voglio ricordarvi due particolarità che mi stanno a cuore di questo film. Sicuramente il fatto che siamo di fronte a forse uno dei primi film apertamente antimilitarista, pacifista, che condanna direttamente la guerra, la prima guerra mondiale. Il film è del 1919, quindi viene realizzato subito dopo, poco dopo il termine della prima guerra, della grande guerra, e quindi si discosta è un po' una voce fuori dal coro rispetto alle produzioni coeve, produzioni in cui comunque, anche se veniva denunciata la violenza della guerra, il tono per lo più era quello comunque di difesa nazionalista, patriottica, e quindi che non metteva in discussione la guerra in quanto tale. Qui, come vedrete, è molto chiaro l'approccio, il punto di vista e la denuncia. Il secondo aspetto, appunto, quello di aver scelto di mettere al centro appunto un bambino e una bambina. Il film è tratto da un poemetto per bambini dell'epoca, Tranquillino dopo la guerra vuole rifare il mondo nuovo, però la regista si prende molte libertà e dà molta importanza a entrambi, quindi al maschio e alla femmina, al bambino e alla bambina, e c'è una visione quasi da incubo, da fiaba nera appunto, in cui due protagonisti giovani si trovano coinvolti. Infine sottolineerei in questo appunto nel 2021, in questo momento in cui ci troviamo ad uscire, si spera quasi da una situazione catastrofica mondiale, forse ci parla ancora d'oggi ancora di più, perché c'è proprio questa visione utopica di un mondo da rifare, un mondo affidato appunto ai bambini, che già all'epoca appunto però la Giallanella c'è un grande punto interrogativo: riusciremo a rifarlo come dovrebbe essere questo mondo? Quindi penso che appunto ci parli ancora adesso molto, è una visione veramente non solo femminile, di un'autrice appunto fuori dal coro. È un peccato che non abbia potuto più, non sia riuscita a realizzare altri film, questo è l'unico che ci è arrivato, ed è appunto particolarmente importante che appunto la prima proiezione pubblica le ebbe praticamente nel 2007, quando è stato restaurato, perché per 50 anni appunto, come dicevo, questo film è stato conservato, ma non ci eravamo accorti appunto che fosse così importante. Poi è stato restaurato dalla Cineteca Nazionale in collaborazione con l'Associazione Orlando e presentato appunto praticamente per la prima volta a pubblico nel 2007 alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone. Molto probabilmente mi sono domandata, scrivendo appunto per il catalogo, chissà, forse la Giallanella all'epoca ebbe anche dei rapporti con la Montessori, perché appunto questo interesse anche per l'educazione, l'aspetto educativo, chissà, nessuno ad oggi è riuscito a capire se c'è stato magari qualche rapporto fra loro, ma chissà, forse più avanti troveremo altre informazioni. Io spero solo appunto che appunto questo film vi piacerà, e sono emozionata di poterlo vedere appunto accompagnato dal vivo da una musica composta appositamente. Lascio la parola alla mia collega. Sì, buonasera, io invece mi introduco a Epicerella, che è un film di tutt'altro genere, anche più noto agli addetti ai lavori, e non solo, perché è una regista del calibro di Elvira Notai, comunque è nota a chi studia, a chi fa studi di storia del cinema, anche a cinema in genere. È un personaggio che in effetti è stato recuperato nel corso degli anni, a partire soprattutto dagli anni 80, quando gli studiosi, gli appassionati si sono dedicati a recuperare le tracce della produzione di questa regista napoletana, totale outsider rispetto al momento storico in cui
erano registi, produttori, realizzatori maschi, e invece questa figura femminile così forte si impone nella scena napoletana, in realtà si impone grazie anche al supporto della famiglia, perché lei lavora con il marito Nicola Notari, che è poi il tramite attraverso il quale lei giunge alla fotografia e al cinema, perché il marito aveva un'attività di fotografia, miniatura di fotografie, cioè realizzazione di fotografie e di colorature. Da qui il passo al cinema non è stato facile, ma insomma è stato comunque assecondato forse proprio anche dall'iniziativa di Elvira, e siamo intorno al 1906-1910. Diciamo i primi anni della sua produzione in realtà sono anni in cui fanno soltanto brevi filmati che chiamano augurali o arrivederci, quindi fanno una specie di bigliettini di auguri, diciamo, quindi dei bigliettini come se fossero delle fotografie poi dipinti a mano. Questa caratteristica del colore è tipica tra le tante caratteristiche, già abbiamo visto la regista donna, che poi non si chiamava regista ma direttrice di scena, insomma, poi il colore applicato alle pellicole, e da questo momento, diciamo, di prova in cui fanno questi arrivederci augurali, poi comincia invece il periodo piuttosto lungo della realizzazione dei film a soggetto. Ne sono documentati una sessantina in questa appunto ricerca che è stata fatta a partire dagli anni 80 nelle fonti storiche, e oltre a questo facevano anche documentazione di attualità, cioè reportage, sia per i produttori di cinegiornali sia per gli emigrati negli Stati Uniti. Addirittura erano arrivati a fondare una filiale a New York e loro realizzavano reportage da Napoli e dintorni da mostrare agli emigrati negli Stati Uniti. Quindi una vera e propria, diciamo, attività di conduzione familiare in cui appunto c'è Elvira, che secondo la principale testimonianza, che è quella del figlio Edoardo Notari, era la capa, era la marescialla, quindi figura femminile a tutto tondo anche nella determinazione. E poi c'erano altre due figlie, una di queste figlie Dora aveva dato il nome alla casa di produzione, la Dora Film. Quindi è un'attività lunghissima che dura dagli anni 10 all'ultimo film è del 30, e di questa attività rimane pochissimo. È Piccerella che vedrete, di cui vedrete un brano adesso, perché è stato scelto un estratto, un primo 20 minuti del film, poi magari introduco a questa scelta. Dicevo, Piccerella è uno dei tre film di lungometraggio conservati, fortunosamente, proprio per queste dinamiche di cui diceva Maria, cioè le cineteche che fin dagli anni 50 hanno cominciato a raccogliere film da rigattieri, da collezionisti, da proiezionisti, e anche Piccerella deriva da un'acquisizione degli anni 50, con la differenza che rispetto a Umanità evidentemente alla Cineteca Nazionale si è avuta presto la consapevolezza che questi fossero film di grande interesse, non solo perché una regista donna, ma poi come vedrete di ambiente napoletano verista, vedrete proprio il tratto verista a tutto tondo. E quindi già nel 68 ci furono delle ristampe, una prima, diciamo, non dico un restauro, ma una preservazione di questo film e degli altri due che aveva acquisito la Cineteca Nazionale, nel 79 un ulteriore. Il problema è che in questi anni questi lavori di riproduzione venivano fatti senza riprodurre le colorazioni originali del cinema muto, e quindi purtroppo quello che rimane di questi tre film superstiti sono copie in bianco e nero, mentre in origine i film avevano le imbibizioni, cioè l'applicazione del colore, di bagni di colore. E poi questa caratteristica così peculiare, che è propria delle origini del cinema, ma che evidentemente per un suo tocco, non so, di stile o di gusto, la casa di Elvira Notari applicava anche successivamente, anche in un periodo tardo in cui questa moda non esisteva più,
coloriture a mano. Purtroppo nella copia superstite, che è poi quella che è stata copiata e duplicata nel corso appunto di questi passaggi di cui vi ho detto, il colore non è stato riprodotto. E il brano che vedrete quindi è un brano che deriva da una digitalizzazione recente effettuata con risoluzione a 2K, quindi con la miglior qualità possibile, che però purtroppo fotografa una riproduzione che è stata fatta negli anni tra il 60 e il 70, in cui la qualità di riproduzione fotografica lasciava un po' a desiderare. Quindi i difetti che troverete riprodotti in realtà sono i difetti in prima battuta della copia d'epoca, che comunque evidentemente era stata proiettata, utilizzata, eccetera, in seconda battuta della copia degli anni 60-70, che era stata riprodotta fotograficamente con difetti tipici di quelle competenze, di quelle capacità. Aggiungo, appunto, avevo accennato prima al contenuto di questi film, vi ho parlato di verismo, ed è questo il motivo che ha sempre attratto gli studiosi di storia del cinema rispetto a questi tre film superstiti, oltre a qualche altro frammento che poi è stato trovato e che viene gelosamente custodito da altre cineteche. Elvira Notari evidentemente non so quanto fosse consapevole di rientrare nella corrente verista. È vero che nella Napoli dell'epoca c'era Matilde Serao, che le correnti culturali comunque passavano. Lei in realtà si ispirava soprattutto ai romanzi di Appendice, Carolina Invernizio, eccetera, e soprattutto si ispirava alla cultura popolare, le canzoni popolari napoletane, e anche È Piccerella è derivata da una canzone popolare, lo vedrete, dramma passionale derivato dalla canzone di Libero Bovio. Quindi gli elementi sono questi, il quadro è questo, e il verismo c'è perché, come vedrete appunto in questi primi 20 minuti del film, che già ci introducono e ci danno un'idea delle caratteristiche del film, vediamo che le riprese sono riprese di strada, cioè la narrazione, che pure c'è, i personaggi ci sono, gli attori ci sono, ma la loro vita e le loro azioni sono riprese nel quotidiano un po' straordinario di Napoli, perché ci sono le feste di strada, ci sono il ristorante gremito di persone, c'è la cena, il pranzo dei poveri, scusate. Però ecco, c'è questa commissione, andare a girare direttamente sulla strada. Quindi da un lato appunto il dramma passionale estremo, grandi passioni, storie di coltelli proprio, dall'altro però le riprese non in studio, non affettate, ma direttamente sulle strade di Napoli. E con questo vi lascio alla proiezione e spero che vi piaccia, insomma.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
per questo concerto, mi dà, diciamo, per un sacco di gente, un sacco di, diciamo, maestri. No, posso parlare? Grazie a tutti, ripeto, sono nulla, solo chiedo qualcosa, tutto suonato loro, poi non c'è, diciamo, ancora sul palco, non c'è persona, non ci sono le persone importanti, quindi sì, sapete, gli autori, abbiamo 12 autori, poi i maestri, quindi io chiamerei. Ospitato in questo magnifico posto e soprattutto per la magnifica acustica, questo posto è notevole. Ringrazio il Conservatorio che ci ha dato tutti i mezzi per poter mettere a punto questa cosa, che è stata fatta in tempi relativamente ristretti, ma insomma così. Ringrazio l'orchestra, il gruppo strumentale del Conservatorio, fatto di ottimi musicisti, tutti che vengono al nostro Conservatorio, e questo per noi è un onore. Ringrazio il direttore d'orchestra. Tei, dove sei? Tei, ah, ecco, sì. Tei, che è uno studente del biennio di direzione d'orchestra ed è la prima volta che facevo questo tipo di lavoro con il click, e quindi è una cosa, secondo me, ammirevole. Sarei tentato... ringrazio il maestro Citera, perché è stato il nostro grande proprio supporto, insegnante di musica elettronica e comunque collabora con noi da tempo con musica applicata. Ringrazio anche Filippo Stefanelli che ci ha dato un grande aiuto, così spero di non dimenticare nessuno. Noi oramai ci chiamiamo con le sigle, quindi diciamo, allora, Umanità, M1, chi era? Umanità, Antonio, ecco, Anton Giulio Giardino, M2, Gian Paolo Maiello, M3, Michelangelo Palmacci. Sto dicendo nell'ordine in cui sono state fatte le musiche. E qui è finito il primo tempo. Poi c'è il secondo tempo, M4, ecco, Pietro Barale, un allievo nuovissimo, proprio fresco, ma grandissimo, bravissimo, M4, M5... Andrea Roccasalvo, scusa, comincio a dare i numeri, quindi stiamo ancora nel secondo movimento, nel secondo episodio, M6, Michele Pellicani, abbiamo finito il secondo movimento, il secondo episodio. Il terzo episodio invece è Natale, grazie, caffè pagato, Federico Natale. Poi M8, Ania Fomina, direttamente dalla Siberia, sì. M9, Annessi, vabbè, Annessi, non mi ricordo, e ce l'abbiamo quasi fatta. Invece è Piccerella, M1, ah, eccolo qua, Ilardo, Matteo Ilardo, M2 è Marco Velluti, che sta lì giù in fondo,
M3 è il grandissimo Marco Cascone, nostro allievo da tanti anni oramai, che però vive in Sicilia e insomma non era raccomandabile, quindi abbiamo fatto tutto quanto in maniera telematica, come abbiamo fatto in maniera telematica quasi tutto l'anno qui noi. Spero di non dimenticare niente, ringrazio il direttore che ci ha sempre supportato su tutte quante le nostre iniziative, sperando di farne altre in futuro. E grazie a voi. Sì, no, maestro Gabrieli, grazie, che ha voluto fortemente la scuola di musica applicata. Il nostro conservatorio Santa Cecilia è stato il primo in Italia ad avere la scuola di musica applicata, grazie al maestro Gabrieli, grazie al nostro presidente Antonio Marcellino, grazie al direttore Roberto Giuliani che ci hanno dato la possibilità a questo meraviglioso gruppo di artisti. Dovete sapere che la maggior parte delle volte noi lavoriamo con la musica campionata e i nostri allievi hanno avuto la possibilità di sentire com'è una vera orchestra. È una gioia, è un'emozione, spero che ve l'abbiano trasmessa. Secondo me hanno fatto un lavoro egregio, sono molto fiero di loro, gliel'ho detto e glielo ripeto, e spero che questa opportunità di esecuzione, di avere questo gruppo così meraviglioso, grazie anche al maestro Tei Kim per la sua perizia e per la sua prontezza in tutti i click, perché aveva un click in cuffia che andava con tutta l'orchestra, era tutto a sync, tutto fatto con pochissime prove, davvero è stato un lavoro egregio. Grazie, grazie davvero a tutti, grazie. Scusatemi, quindi lo so che se vogliamo tutti tornare a casa a riposare, sì, lo so bene. Soltanto, sì, come direttore, ma ripeto che sono nulla, almeno voglio nominare anche il nostro membro. Qua a spalla, Fabrizio, scusate, non mi ricordo anche il cognome, non mi ricordo. Secondo, violino, Chic. Viola, David, poi violoncello, anche organizzatore di questa orchestra, piccola orchestra, Sandro De Blasio, maestro, poi contrabbasso, Nicola Bassa, poi qua clarinetto, Pier Giorgio, il flauto, Martina, scusami il cognome, corno Ramon, e poi maestro, va bene, maestro Galetti, Alberto Galetti per pianista, grazie. Sono andato a casa. No, grazie a tutti, io non ho altro da aggiungere, grazie ancora all'orchestra, grazie ai musicisti, grazie ai nostri ragazzi, e grazie di essere venuti, grazie. Buonasera a tutti, grazie. Grazie ragazzi, grazie di cuore, grazie.